Sono Paolo Licata dell'azienda Campodoro a Sciacca in Sicilia. Sciacca è una cittadina che è sul mare, vive di turismo, di agricoltura e di pesca. E nasce dalla direzione di mio padre che aveva un'industria di pesce conservato, poi è scomparso quando avevo 7 anni, allora mia madre ha deciso di fermare l'attività, ma io avevo sempre dentro di me la volontà di proseguire un po' l'attività di mio padre, lo spirito appunto di creare cose buone da mangiare e portarlo in giro per il mondo. Mia nonna si chiamava Marta, è lei che appunto è stata, diciamo, la forza trainante dell'inizio di questo progetto. Preparavamo queste ricette, condividevamo con tutti gli aromi del territorio che avevamo nel nostro orto e li mettevamo nei vasi e poi li andavo consegnando di porta in porta nei locali che c'erano qui vicino a noi. All'inizio dell'attività è stato veramente molto difficile, c'erano pochissimi soldi, addirittura le prime conserve che uscivano venivano fatte con le etichette fatte con le fotocopie. Sicuramente la volontà di andare a vendere negli Stati Uniti è stato un momento epocale per l'azienda perché ha permesso di scoprire nuovi mercati e da lì è stato un crescendo veramente, tant'è che oggi abbiamo un ufficio a Chicago. Tutti gli ingredienti utilizzati da Campodoro sono tutti ingredienti 100% naturali, senza conservanti, sotto il sole della Sicilia non possiamo fare altro che avere un prodotto di qualità eccelsa. Molte nostre ricette che prepariamo dentro l'azienda seguono moltissimo la stagione del prodotto perché la materia prima fresca da campi aperti si ha soltanto in un determinato periodo dell'anno. Questo ci permette di avere una qualità notevole, un gusto molto più intenso rispetto al classico prodotto. Campodoro è molto attenta al tema ambientale, tant'è che già da diversi anni utilizziamo energia da fonte rinnovabile con dei pannelli solari che abbiamo montato sul tetto. Le acque piovane vengono riutilizzate per il lavaggio dei pavimenti. Inoltre abbiamo anche due pale eoliche che alimentano il nostro depuratore delle acque reflue.